piacere di presentarvi la compagna di viaggio oggi e domani che della conduzione della serata. Vorrei un grande applauso. Ed è Vania Della Vidia che è qui con noi. Grazie, un applauso. Grazie, buonasera a tutti. È un piacere anche per me essere qui e soprattutto è un piacere dividere il palco con te, Ennio, perché sei una grandissima artista e una grande bella persona. Grazie. Questa giornata è appunto dedicata alla presentazione di tanti artisti che devono esibirsi, far conoscere il loro talento a tutti voi che siete intervenuti, e quindi presentiamo il prossimo in programma. Sì, tra l'altro ci sono delle poche di manifestazioni alle quali io amo partecipare, concorsi. Questo è un concorso che veramente mi vede voglioso di poterci partecipare, perché l'ho visto in diversi anni, non dico crescere, ma insomma fin dall'inizio, ed è straordinario. È diventato un grande adesso concorso, veramente diretto estremamente bene dalla fondatrice, dall'agenzia che lo presenta, che è la Mary Star. Esatto, la Mary Star di Mariangela Arcangeli. E allora, il concorso si chiama Voci d'Oro 50 anni e dintorni, se non mi sbaglio, ma presentiamo il conduttore. Il conduttore ufficiale del festival Voci d'Oro 50 anni e dintorni, Alessandro Masti. Ecco qua. Ti lascio il microfono perché adesso siamo entrati nel tuo campo, quindi a te il palco. Accidenti, grazie, troppo buoni, grazie, io non ho parole per essere presentato da due presentatori veri, poi dall'altro mi sembra una cosa strepitosa. Grazie Ennio, grazie. Prego, Vania. Il palco è tuo, che Alessandro. Meraviglia. Mary grazie. Star è l'agenzia che presenta Voci d'Oro 50 anni di intorno. Preciso, grazie, buonasera a tutti, grazie ancora per essere qua questa sera, grazie, troppo gentili, troppo buoni. Mi chiamo Alessandro Masti, appunto sarei il presentatore insomma più o meno della manifestazione iniziata 14 anni fa, appunto 50 anni dintorni, manifestazione nata per dare una chance in più a cantanti magari in età un po' adulta, non per niente il nome, ecco, ma che ha avuto un eco e un seguito tale da aprire poi le porte anche ai più giovani. In effetti oggi 50 anni e dintorni è un concorso nazionale che raccoglie i migliori 150 cantanti provenienti dalle preselezioni e appunto divisi in bene tre categorie: la senior, che evidentemente è rimasta appunto che riguarda gli adulti, la sezione giovani e quindi under 40 diciamo, e addirittura la sezione junior, i bambini insomma da 6 a 13 anni. Sono oltre 400 gli iscritti all'ultima edizione, quella dell'anno scorso. Speriamo di aumentare magari anche con la presenza di questa sera appunto il numero degli iscritti per quella che sarà la 14ª edizione, che le andremo a vivere la prossima estate. Ebbene, il concorso è molto importante perché ogni volta vede appunto una giuria di grandi esperti, produttori discografici, rappresentanti di grandi etichette italiane, e anche il pubblico presente appunto dove si svolge il festival, pronto a votare il suo preferito. Il festival è un vero e proprio trampolino di lancio, lo possiamo affermare perché abbiamo le prove, ci sono le prove. Con un per nulla, alcuni dei nostri concorrenti hanno avuto risultati strepitosi, a cominciare da Benedetta Caretta che appunto dal festival 50 anni dintorni è approdata a Io Canto, la trasmissione di Canale 5 condotta da Gerry Scotti, riservata appunto ai fanciulli più giovani, e che l'ha vista vincitrice nella seconda edizione appunto della manifestazione stessa. Quindi Benedetta seconda a 50 anni dintorni del 2009 e poi prima alla seconda edizione di Io Canto appunto su Canale 5. Ma potremmo fare il nome di Daniele Narducci, grande ai raccomandati, Rai 1, Carlo Conti, tra l'altro fu raccomandato da un grandissimo Massimo Ranieri, Iris Ramai, Giacomo Salvietti, che sono stati favolosi a X Factor, Manuela Rinaldi, mito della prima edizione di Ti Lascio Una Canzone. Sono tutti nomi usciti appunto dal festival 50 anni e dintorni. Quest'anno tra l'altro abbiamo avuto, ecco, la sorpresa di questo giovane David Benevento, che appunto dalla categoria junior e poi approdato a Ti Lascio Una Canzone. È stata proprio la produzione a vederlo, ecco, durante il festival, a cercarlo, a portarlo nella trasmissione straordinaria della Antonella Clerici. E poi Giulia Fredianelli, altra partecipante a 50 anni dintorni dell'edizione 2010, che è approdata proprio richiesta dalla produzione
edizione dello Zecchino d'Oro. Quindi l'ultimo nome poi si comincia, Francesca Nicolì, grande, grandissima, che invece ha vissuto l'esperienza di Amici, è uscita proprio qualche giorno fa nelle semifinali, peccato, mannaggia la miseria, però insomma anche lì un successo di 50 anni e dintorni. La 14ª edizione, dicevo, si svolgerà nell'estate di quest'anno, sempre nella sede che ormai è diventata sede storica, il bellissimo ippodromo Sesana di Montecatini, una cornice straordinaria, cavalli in pista e cavalli sul palco il sabato sera, appunto, quando si incrociano queste due emozioni diverse ma affascinanti, appunto. E partiamo immediatamente a gustarci, diciamo, un piccolo surrogato, vero, di quello che è 50 anni dintorni, con una piccolissima rappresentanza, quattro voci, appunto, tutte al femminile, ecco, di quelle che sono state le edizioni passate, appunto, del festival, a cominciare da lei che viene da Roma, quindi è già incasissima, vero, ha 29 anni, operatrice musicale nelle scuole, canta da sempre, il suo primo concorso canoro, pensate, l'ha fatta a 10 anni, la musica, dice lei, l'aiuta a esprimere se stessa, lei proprio la musica, con la sua musica, ecco, si esprime, comunica con gli altri, sia quando è su un palco davanti a tanta gente che quando è in un pub magari davanti a pochi amici. Il suo nome è Sara Joy, applauso, grazie, eccola, vieni tesoro, vieni, vieni belloccia, eccola qua, microfono lì, perfetto. Sara, due battute veloci, perché voglio dire, belle chiacchiere anche abbastanza, ho fatto due scatole così, ecco, invece bene, senti voi, sentire l'essenza vera del festival, che evidentemente sono loro. Allora, si diceva, la musica per te è proprio tutto, ha cominciato dal lavoro, sì, ma anche nel tempo libero, giusto? Proprio, sì, eh? Sì, sì, ne ho fatto la mia vita. Sì. La tua vita, non sì, per nulla, anche la canzone che presenti stasera, anzi, la canzone che presenti questa sera, ho dato questa inflessione, accidente a me, dicevo, è appunto una tua produzione. Sì, 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 l'ho scritta io, sì. L'hai scritta te? Mio, sì. E si chiama? L'illusione di un istante. L'illusione di un istante, grande successo del festival dell'anno scorso, della 13ª edizione, Sara Joy. È piacevole serata, che serata fortunata, quanti complimenti fa. Il suo sguardo provocante e quell'aria stravagante mettete in difficoltà. Non sarà realtà, ma che male fa vivere ancora. L'illusione di un istante, sguardi che si intrecciano, menti erranti che sognano. Che piacevole serata, che serata fortunata, quanti complimenti fa. E si volta nuovamente, sempre più insistentemente, impressioni o verità. Non sarà realtà, ma che male fa. Una fanciulla, come si suol dire, una cantante in erba, ecco, un pezzettino di cantante, appunto, ha partecipato al festival dell'anno scorso, 2010, nella sezione junior, evidentemente, soli 10 anni adesso, l'anno scorso ne aveva 9, anche lei viene da Roma, ma è anche stato logico andare a ricercare i concorrenti più vicini, evidentemente, a questa meravigliosa manifestazione, e a lei cantare consente di trasmettere tutto quello che sente dentro, se lei è più tranquilla la canta cose più dolci, se lei è un po' più arrabbiata la urla, il suo, insomma, voglio dire, sul nervosismo, vero, e così la si sfoga, ecco, figlioli, ed è splendida. Si chiama, eccola qua, Michela Conti, vieni tesoro, vieni, eccola, vieni, guarda che ce la fai, e te, eccoci,
Vai. Buonasera. Buonasera. Ehi tu, bellina, educata poi. Senti, allora, dici un po', come è andata dopo l'anno scorso, dopo il festival? Che è successo? È stato molto emozionante cantare su questo, su quel palco. Vorresti un altro applauso? Vorresti un altro applauso forte forte? Ti si fa la Michela? Sì, dai. Ecco. Oh, Michela, che questa sera è nella sua parte più dolce, perché ci interpreta una canzone bellissima di Mina. Oh, ma ci vuole, voglio dire, è parecchio impegnativa la situazione. Sì, un pochino. Dai, diamogliene secchi, allora, mi raccomando, okay. Facciamo vedere chi siamo, lo di Festival, la canzone, la bellissima Amor Mio, Michela. Tu, amor mio, che ti ha amato in questo mondo, solo passare le altre due appunto cantanti, alle altre due proposte, ecco, per chiudere questa nostra presentazione. Voglio ricordarvi che il festival, che ribadisco si tiene ormai da diversi anni nella straordinaria cornice dell'Ippodromo Cesana di Montecatini, il sabato, a cominciare dal primo sabato di luglio e per tutti i sabati d'estate appunto fino a metà settembre, dicevo, il festival è anche una trasmissione televisiva, quindi un'opportunità ulteriore appunto attraverso questa manifestazione la si ha grazie appunto al canale 869 di Sky, e quindi alla piattaforma Sky Play TV, che ripropone appunto quasi in tempo reale, a distanza di pochissimo, di una settimana, le varie tappe, le varie appunto serate del festival. Quindi un'opportunità in più per coloro che vi partecipano, come è successo alla prossima concorrente, la prossima fanciulla che presentiamo questa sera, viene da Viterbo, quindi anche lei un po' insomma della zona, 23 anni, lei è cantante e ballerina, stasera evidentemente insomma la canta e basta, vero? Ma è ballerina, è stata straordinaria, la ricordiamo ancora nel Carnevale Romano 2010 appunto, ma il trampolino di lancio del Festival 50 anni dintorni l'ha portata a essere protagonista durante il concerto che si è tenuto per l'Ippofania all'Auditorium della Conciliazione appunto a Roma. È stata proprio lei ad aprire la serata appunto straordinaria, cantando accompagnata da un'orchestra sinfonica, quindi una esperienza straordinaria, e magari ci racconta adesso in breve. Lei è Luisa Stella, eccola qua, vieni Luisa, vieni, vieni tesoro, buonasera, 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 buonasera. No, raccontacela questa, ecco, di concerto di 6 gennaio, bellissimo, un'orchestra sinfonica. Sì, ecco. 6 e 7 gennaio, è stata una bellissima esperienza, c'era un'orchestra al completo, diciamo un coro che mi accompagnava, e quindi per due sere avere un auditorium, tra l'altro tra i più grandi, diciamo, quello storico di Roma, è stata una bellissima esperienza, certo, irripetibile, ma speriamo si possa irripetibile di emozioni. Irripetibile fino a un certo punto, ben via. Ecco, vediamo se ce ne saranno altre e anche a breve. In bocca al lupo. Intanto questa sera ci fai godere insomma la grande musica di Frank Sinatra, sì, ecco, Liza Minnelli, la meravigliosa New York, New York. Oh vai, eccola qua, la grazie, splendida, la meravigliosa Luisa Stars Stella. Spread in the new. I'm
appunto, diciamo, le origini proprio del festival. Si diceva nato, ecco, con la unica categoria senior, non per nulla si chiama appunto ancora 50 anni dintorni questo festival, festival che è appunto nato per dare nuova chance a cantanti magari già adulti. È il caso di questa straordinaria donna professionista con la P maiuscola che, pensate, già nel 77 era showgirl alla seconda edizione di Domenica In con il grande Corrado, nel 79 poi vinse il Cantagiro, e beh, insomma, voglio dire, il massimo, no? Quando si parla di concorsi canori, appunto, e da lì la grande carriera, una carriera che l'ha portata a cantare insieme a Fausto Leali, Ivana Spagna, Anna Oxa, poi appunto diciamo la scelta di pensare alla famiglia, di lasciare per un po' lo spettacolo a cui, diciamo, si è riavvicinata grazie proprio al concorso 50 anni e dintorni, in quella prima edizione a cui ha partecipato con grande successo. Il suo nome, beh, nonostante tutto è ancora giovanissima e bellissima, eccola qua, Laisa Lipari, guarda che roba, eccoci, buonasera Laisa, buonasera, ecco, eccolo lì. No, senti. Buonasera a tutti. Come lo ricordi quel... Io sono quelli dell'Anta, quindi la bambina ha cantato, quella giovane ha cantato, adesso tocca a me. La canzone è Accidenti. Accidenti a te. Ecco, grazie. No, ho detto così, però no, meglio se lo dicevo. Voglio dire, va bene. Grazie. Comunque, accidenti a te, splendida. Grazie, Laisa Lipari. Sentite. Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io. Lo so che poi verranno giorni duri e che avrò meno soldi di così, che pagheremo tutti i nostri errori, che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati, persino della nostra intimità. E visto che finisce così male e che rispetto tu non sai cos'è, io tutto quello che ti posso dire in fondo a questa nostra storia è: accidenti a te, che mi fai soffrire e ti illudi che lasciarsi fa ringiovanire. Accidenti a te, che mi fai del male con la cattiveria già delle persone sole. Ripensa al giorno che ci siamo innamorati, troppo presto scongelati, in mezz'ora di felicità. E ora stai con me per comodità. Accidenti a te. Le grandi protagoniste di questa serata, quindi stai, rimani qua Laisa, perché insieme a te richiamo appunto Sara Joy, richiamo appunto Michela Conti, Luisa Stella, eccole qua, le nostre fanciulle meravigliose, ma la, voglio dire, più splendida di tutte, ecco, la più meravigliosa assai di tutte, italiano stupendo, che è questo, è lei, la grande organizzatrice, la grande appunto numero uno del festival, colei che l'ha voluto fortemente fin dal primo anno, appunto la nostra, come possiamo dire, la matron, insomma lei, Mariangela Arcangeli, vieni Mariangela, eccola, Mariangela Arcangeli, eccola qua, vieni tesoro, vieni, eccoci, microfono per Mariangela, perfetto.
guardate che bel palco, tutte donne, a parte sì, me. Buonasera a tutti. Sì, che comunque sono maschio, ma non esercito. Stasera abbiamo dire, avuto... non per colpa mia, perché... In una rappresentanza femminile, comunque ci sono anche maschietti. Ecco, vogliamo ricordarlo. Ci sono molti, ma, molti uomini bravissimi, tra l'altro, sì, grandi voci veramente. Anche al maschile. Mariangela, vogliamo solo ricordare che questo è un modo anche per dire che il festival vuol diventare sempre più itinerante. Quindi certo. Selezioni appunto extra regionali vorremmo poter fare. Sì, ora lo facciamo in Toscana, Montecatini Terme, però cioè, l'intenzione è proprio di farlo itinerante in varie regioni italiane. Ecco, e fare quindi le serate appunto in situazioni diverse da quella andiamo del, noi. Dell'ippodromo. Esatto, esatto, andiamo noi in groppa ai nostri cavalli dell'ippodromo Montecatini appunto a raggiungere l'Italia. L'Italia certo. Canterina, l'Italia del Festival 50 anni e dintorni. Certo. Ecco, si richiamano dopo i nostri... Dopo 14 anni, sì. Mannaggia, mi sembra anche l'ora di muoversi giustamente ecco in questo modo. Ci muoviamo. Allora, ulteriormente e allargare ulteriormente gli spazi. Allora, richiamiamo i veri protagonisti della serata e quindi Vania ed Ennio, eccoli qua, Vania della Bid. Eccoli, venite. Eccoci, vi lasciamo il palco decisamente perché tieni. No, ci sono. Eccomi. Sì, sono qua. Allora, abbiamo assistito a una... piccolo esempio di quello che è il Festival 50 anni dintorni Le Voci d'Oro, quindi un'iniziativa che permette a tutti coloro che amano il canto di potersi cimentare su un palco, certo. Di potersi mettere in gioco, quindi se vi interessa appunto questa interessante proposta dovete semplicemente contattare Mariangela Arcangeli che è qui con noi. www.maristar.it Perfetto. Maristar con la Y, ricordiamolo. Vabbè, ecco. Certo, siamo internazionali. Va bene, grazie anche all'amico Alessandro Masti che così simpaticamente conduce questa kermesse e tante altre cose. Grazie, Maria. Grazie a voi. Complimenti anche. Grazie, buonasera a tutti. Arrivederci, buon proseguimento di serata.